Buongiorno, un cordiale bentrovati ai telespettatori per l'edizione delle 14 del TG6. Apriamo questa edizione parlando del problema sicurezza in centro a Pescara e a questo proposito i commercianti sono scesi in piazza per chiedere più forze dell'ordine. Al loro fianco c'è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Stiamo parlando del quadrilatero che va da Corso Vittorio Emanuele, via Leopoldo Muzzi, Riviera, Piazza Italia, con dei focus particolari in zone pericolosissime che sono Piazza Santa Caterina e Parco Florida, giardinetti di Piazza Primo Maggio e portici di Piazza Salotto. Cosa accade? Qui vengono bande criminali, delinquenti, spaccio di droga a tutte le ore del giorno e della notte. I cittadini, i commercianti non ce la fanno più. Voi immaginate che i commercianti si vedono entrare persone balordi, ubriachi, drogati all'interno dei propri esercizi, vomitano all'interno, urinano sulle vetrine e spesso sono costretti a chiudere il locale, un commerciante che deve chiudere a chiave il locale e aprire solamente quando riconosce il proprio cliente. È qualcosa di assurdo, non si dica più che Pescara è una città tranquilla, è una città che sta subendo un'escalation sulla sicurezza enorme. Ci sono situazioni gravissime anche all'interno di questi parchi che abbiamo detto dove si spaccia droga. Qui vengono dalle periferie, si stanno spostando. Ecco l'analisi sociologica del fenomeno. Bande di baby gang che vengono dalle periferie, ma a volte anche criminali pregiudicati, ostentano i loro muscoli qui e solo qualche giorno fa hanno preso a pugni, a sberle un ragazzo, l'hanno fatto cadere rovinosamente a terra e c'è un video che va girando. Quindi tanti di questi casi. Cosa si potrebbe fare? La ricetta ce l'abbiamo in tasca e si dovrebbe fare. Le amministrazioni preposte devono istituire un presidio fisso H24 di polizia in Piazza Salotto, come è stato fatto in altre piccole metropoli, e poi ripristinare subito l'agente della polizia locale in Piazza Santa Caterina, che si occupa di vigilare in quel quadrilatero, e nel Parco Florida. Quando c'erano, il problema si risolse. Si respira qui nel centro un senso di insicurezza. Soprattutto la notte. Noi respiriamo qui proprio un senso di disagio e insicurezza, anche nel vicino Parco Florida, che è il parco per eccellenza del centro. La nostra città è una realtà piccola, bisogna controllarla e non dobbiamo essere preda di malviventi. Voltiamo pagina, si chiama Garanzia di Occupabilità per i Lavoratori, l'iniziativa fortemente voluta dal governo e che mira al rilancio delle politiche attive sul lavoro. Per l'Abruzzo, come ha spiegato l'assessore Pietro Quaresimale, saranno disponibili 40 milioni di euro. Sentiamo. Assessore, oggi in conferenza stampa viene illustrato questo importante progetto, si parla di occupazione mai come oggi importante. Fondamentale per gli effetti negativi della pandemia che ha avuto ripercussioni sul mondo del lavoro, e questo piano di politiche per il lavoro è veramente rivoluzionario, ha una dote finanziaria di circa 40 milioni, metteremo in campo una serie di misure, circa 5 che va a soddisfare per il 2022 circa 14.000 abruzzesi. Si tratta di misure riguardanti incentivi all'occupazione di over 50, giovani, disoccupati, donne e anche disabili, ma soprattutto cercheremo di dare incentivi a quelle aziende che sono in crisi affinché vengano mantenuti i livelli occupazionali. Sapete benissimo che ci sono diverse crisi aziendali e quindi con queste misure cercheremo di fronteggiare questa emergenza a tutti gli effetti. Quindi sono molto soddisfatto che è stata data attuazione a questo piano autorizzato da ANPAL, quindi a breve partiranno gli avvisi, e con queste misure cercheremo appunto di dare una risposta alle tante problematiche dei lavoratori abruzzesi, e cercheremo di creare nuova occupazione. Logicamente vicino alle misure di inserimento al lavoro ci sono misure formative, perché è fondamentale qualificare i profili professionali, perché spesso c'è lavoro ma mancano determinati profili. Dopo gli avvisi, quando ci saranno i primi effetti di questo programma? Io direi già dopo l'estate, perché gli avvisi saranno pubblicati prima dell'estate. Subito dopo l'estate daremo attuazione a questi avvisi. Dobbiamo dare una forte accelerazione anche a livello procedurale, perché spesso la burocrazia rallenta, ma ci stiamo attivando per accelerare tutto. Sanità e anziani, la ASL di Teramo sarà capofila per il progetto regionale Agricot che prevede la presa in carico di anziani e fragili dopo le dimissioni dall'ospedale. Si tratta di un nuovo modello organizzativo sul territorio che è stato finanziato dal Ministero della Salute alla Regione Abruzzo con oltre 1 milione di euro. Tania Bonici Castelli.
Anziani e fragili, una volta dimessi dall'ospedale, avranno finalmente una rete di assistenza appropriata sul territorio, presso il loro domicilio, attraverso le RSA o altre strutture dedicate. È un modello organizzativo denominato AGICOT, un progetto finanziato con 1.100.000 euro dal Ministero della Salute alla Regione Abruzzo e che vede l'ASL di Teramo, prima azienda abruzzese, dove sarà realizzato. Nel definire la progettualità, preziosa è stata anche la collaborazione dell'Università di Firenze. Un progetto importante che aiuterà il paziente una volta uscito dall'ospedale. Ecco, come sarà sostenuto? Sì, questo è un progetto finanziato dal Ministero, un progetto regionale che vede l'ARS di Teramo come prima sede sperimentale e poi sarà spalmato anche su tutte e tre le altre ARS. Progetto fondamentale perché si concentra sulla presa in carico del paziente dopo le dimissioni dall'ospedale e quindi che è la famosa integrazione tra ospedale e territorio. Seguiremo i pazienti sia a domicilio sia attraverso l'assistenza domiciliare ma anche nelle strutture protette, nell'RSA. Ci sarà la presa in carico attraverso un'unità di valutazione e attraverso un'equipe multidisciplinare. È importante perché la vera innovazione della rete territoriale sarà proprio questo, è questa forma di sperimentazione che noi abbiamo messo in atto, una rete territoriale che attraverso il DM71 e attraverso il PNR si concentrerà proprio su questi livelli che presentiamo con questo progetto. Nel corso della presentazione a Teramo del progetto AGICOT è stato ricordato inoltre come l'Abruzzo sia tra le regioni italiane con il maggior numero di anziani. Questi pazienti spesso occupano posti letto in ospedale per lungo tempo perché non c'è nessuno che possa prendersi cura di loro in famiglia. Questa nuova rete di assistenza territoriale farà in modo che negli ospedali ci sia maggior capienza per gli acuti. Ed ora parliamo di energie del futuro. Oggi a Pescara il convegno internazionale organizzato da ARAP Abruzzo denominato Energy for the Future of Industrial Areas. Sentiamo i dettagli nel servizio di Paolo Renzetti. L'Abruzzo protagonista della transizione energetica grazie alla costruzione di una filiera dell'idrogeno green, della componentistica alla logistica per arrivare alla produzione del vettore da fonti rinnovabili come eolico e fotovoltaico e alla successiva distribuzione e utilizzo come alternativa alle fonti fossili, non più solo per ragioni ambientali ma anche e soprattutto di sostenibilità economica e finanziaria. Se ne è parlato questa mattina a Pescara all'Aurum nel corso di un convegno organizzato dall'ARAP Abruzzo. A livello territoriale, ARAP, che è il braccio operativo della regione Abruzzo, non può che aver fatto un ragionamento con il presidente Marsiglio, con l'assessore Campitelli, per stringere le fila e avere un approccio sistemico su questa tematica per rafforzare il tessuto connettivo delle imprese, e uno di questi argomenti non può che essere quello delle rinnovabili, e questo si è materializzato anche attraverso la DGR 44 del 2022 su un bando per il recupero delle aree industriali dismesse. E poi è chiaro che noi ci candidiamo con la nostra organizzazione, la Regione Abruzzo si candida a diventare con DI, che noi con il cui accordo diciamo, noi oggi presentiamo tutti gli assetti strategici dell'attività di ARAP e dell'assessorato all'ambiente per i prossimi anni, ci candidiamo a diventare l'hub italiano dell'idrogeno. Abbiamo capito soprattutto in questo periodo che l'energia è sviluppo, è futuro, è insediamento industriale e competitività delle aree industriali. Noi come ARAP abbiamo la responsabilità di gestire le aree industriali e quindi vogliamo guardare avanti e vogliamo entrare nel mondo dell'energia per offrire energia sostenibile da un punto di vista ambientale ed economico alle imprese insediate. Voltiamo pagina. All'interno dei riti religiosi di preparazione alla Pasqua torna quest'anno per le strade del centro storico di Chieti l'ultrasecolare processione del Venerdì Santo, appuntamento immancabile per i teatini. Avallati dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, i regolamenti secondo i quali non si potrà seguire il corteo e sarà obbligatorio l'uso della mascherina.
festa che si svolgerà tra 2 giorni a Chieti sarà la prima processione dopo 2 anni di pandemia. Un appuntamento immancabile per i cittadini e per quanti, anche se residenti fuori dall'Italia, tornano a Chieti proprio in occasione della processione del Venerdì Santo, la più antica d'Italia. Quest'anno si svolgerà sempre per le vie del centro cittadino, partendo da Piazza San Giustino intorno alle ore 19. Sarà una processione in sicurezza, con l'obbligo di mascherina, e sarà vietato seguire il corteo. Proprio ieri, infatti, il sindaco ha emesso un'ordinanza nella quale vengono definiti i regolamenti e i comportamenti da attuare per evitare i rischi di contagio da Covid-19. In linea con la relazione tecnica degli organizzatori, la processione, con il suo coro diretto dal maestro Loris Medoro, attraverserà le vie del centro cittadino seguendo lo stesso iter degli anni scorsi, con un'unica variante. Il corteo attraverserà via Toppi e sfilerà dritto fino alla Trinità per poi tornare alla cattedrale percorrendo via Marco Vezio Marcello. Quali sono le novità di quest'anno rispetto agli anni passati dopo 2 anni di pandemia per il coro e l'orchestra dell'Arciconfraternita del Sacromonte dei Morti? Inizialmente abbiamo provato per circa, noi abbiamo 40 giorni di preparazione, quindi nella prima parte solo coro da una parte e orchestra dall'altra, poi ci siamo riuniti nelle ultime prove, coro e orchestra insieme. L'ultima prova l'abbiamo tenuta ieri sera e siamo pronti per questa processione. Non ci sarà la prova generale in cattedrale, la consueta prova generale delle ore 12, questo per ovvi motivi di sicurezza, per evitare assembramenti, è stato così deciso, però diciamo che il nostro iter di preparazione è completo, siamo pronti e non possiamo negare che specialmente nei primi giorni c'è stata una forte commozione ricominciare dopo 2 anni di silenzio, anche se abbiamo cercato di ovviare questo silenzio del miserere nella nostra città con le conosciute esposizioni, con il miserere dai balconi che abbiamo dato alla città in questi 2 anni. Presentato questa mattina all'Università di Teramo il volume Pensare la pace, una raccolta di lezioni tenute circa 20 anni fa dal compianto rettore Luciano Russi. Professore di filosofia del diritto e rettore dell'Ateneo Teramano per 11 anni, Russi viene ricordato attraverso iniziative culturali dalla fondazione che porta il suo nome. Pensare alla pace è un volume che raccoglie le lezioni di un corso avanzato di storia delle idee politiche e sociali svolto all'Università degli Studi di Teramo circa 20 anni fa dal professor Luciano Russi, quando l'opinione pubblica mondiale era scossa dalle notizie del conflitto in Afghanistan. Russi ha guidato l'Ateneo Teramano come rettore dal 1994 al 2005 ed oggi la fondazione che porta il suo nome presenta questa raccolta che spiega la pace e che sembra essere perfettamente calata nel momento storico che stiamo vivendo. Luciano Russi come concepiva la pace? Concepiva la pace come un facere, dice lui, un costruire e quindi, come mostra anche l'antologia, cioè tutti i brani che ha scelto, come quello che deve essere in fondo il fine principale della politica, perché è l'unica condizione nella quale una comunità si può sviluppare, può, diciamo, trovare il proprio benessere e pertanto deve essere anche il problema principale della riflessione politica. I brani che ha scelto nell'antologia, tutti convergono nella stessa direzione. La pace è un obiettivo e del pensiero che ci deve essere prima di tutto, e dal pensiero tradursi nell'azione degli uomini che hanno nelle mani le sorti delle comunità. La pace non va solamente declamata, ma va studiata. La pace va studiata, va applicata e ci deve essere proprio un approccio dottrinale, quindi non possiamo parlare di pace soltanto in modo contingente quando c'è ovviamente un episodio bellico o una guerra in atto, perché questo poi scatena ovviamente delle reazioni di tipo istintivo. Insomma, basti pensare il dibattito sulle armi o meno all'Ucraina, ma la pace va affrontata proprio come momento di studio e di approfondimento anche e soprattutto lontano dalla guerra. Luciano Russi era suo marito, lei è presidente della fondazione che porta il suo nome. Questa fondazione che scopo ha? Beh, chiaramente ha lo scopo di mantenere in vita il suo ricordo e di portare avanti quelli che erano i suoi interessi.
che devo dire erano diversi, di diversa natura, che andavano oltre alla storia, storia del pensiero politico, al giornalismo, alla comunicazione, alla poesia, che lui scriveva poesie, e allo sport. Infatti sapete insomma che qui aveva fondato un corso di laurea in diritto e economia dello sport. E quindi la fondazione adesso, quest'anno compie 10 anni, farà un'altra serie di eventi che continuano in qualche modo quelli già fatti, come per esempio l'assegnazione del premio Luciano Russi e poi un riconoscimento ad un professore che si è distinto per i suoi lavori scientifici. Chiudiamo in dolcezza, è stato il pasticcere di Sant'Egidio alla Vibrata Dino Polverini ad aggiudicarsi la prima edizione del Festival della Colomba Artigianale Abruzzese che si è svolto domenica all'Arca di Spoltore. 11 gli elaborati in competizione. Paolo Minucci. Prima edizione del Festival della Colomba Artigianale Abruzzese al Centro Larca di Spoltore, 11 elaborati provenienti da ogni parte d'Abruzzo. Com'è andata? Lo chiediamo proprio a Santino Strizzi. Allora è andata da brivido, perché se uno mi chiedeva 15 anni fa, 10 anni fa, che noi in Abruzzo potevamo fare le colombe, ma da grandi pasticcieri, io avrei detto no, è impossibile, perché la colomba eravamo abituati, anzi noi eravamo abituati al fiatone, al tarallo, e quando arrivava la colomba che era industriale sembrava che era una cosa eccezionale. Adesso invece si è cominciato a capire che quella industriale sì, va bene per tutti, ma quello che fa la differenza su tutto è proprio la colomba personalizzata, e abbiamo avuto modo di avere delle colombe di tutti i tipi. C'è stato qualcuno che ha presentato una colomba grezza come si faceva una volta, senza abbellimento, senza niente, semplicissimo, col pan rozzo. C'è stato il nostro caro amico Brighigna che ha fatto una colomba a regola d'arte, era giusta nella presentazione, non aveva sbavature, morbida. Che dire della colomba che ha vinto, che ha riscosso il maggior numero di consensi, quella firmata da Dino Polverini dell'azienda, dell'omonima azienda di Sant'Egidio alla Vibrata? Beh, lui ha fatto una colomba, io avevo assaggiato solo una volta il panettone fatto da un altro grande chef che purtroppo non c'è più, e ha adoperato le olive candite e l'olio d'oliva extravergine, che noi diciamo sempre di altissima qualità. E quella cosa lì è logica, ha colpito un po' tutti i giurati, perché non si aspettavano la buccia d'arancia, candita, queste cose qui. Quando hanno visto che c'era l'oliva all'inizio sono stati tutti un po' scettico, però poi alla fine quando hanno messo in bocca e hanno assaporato, e schiacciando questa oliva candita con il profumo dell'olio fresco, ha vinto. Insomma, una manifestazione da ripetere anche l'anno prossimo. Da ripetere l'anno prossimo, e dobbiamo fare anche qualche cosa per tutti i vincitori di tutte le gare. Faremo un Oscarissimo. Chi vince l'Oscarissimo, insomma, deve essere uno che è il campione dei campioni. Fa tremare l'Abruzzo, quasi deve vibrare. E siamo alla pagina dello sport, ultima trasferta di campionato per il Pescara che domani sera alle 21 sfiderà la Pistoiese al Melani. Il pari non serve a nessuno, i biancazzurri hanno necessità di vincere per ambire ancora al terzo posto, i toscani devono farlo per sperare nella salvezza diretta. Rientra Memusciai, assenti Zappella, Derisio e Chiarella. Andrea Costantini. L'ultimo turno di campionato ha riaperto uno scenario che sembrava superato. Il Pescara può fare ancora un pensierino al terzo posto ed ha chance ancora più concrete per il quarto. Per migliorare la classifica però servirà vincere domani sera a Pistoia contro gli arancioni di Marco Alessandrini, a loro volta in zona play-out, bisognosi dei 3 punti per sperare nella salvezza diretta o, alla peggio, per avere il fattore campo nel ritorno dei play-out. Punti pesantissimi quelli in palio al Melani, stadio dove il Pescara non gioca dal 14 dicembre 2008, quando i biancazzurri di Nanu Galderisi pareggiarono 2-2 dopo essere passati 2 volte in vantaggio con Felci e Zeitulaev, per poi subire le reti di Bellazzini e Guerri. Nell'impianto toscano i precedenti parlano a favore della Pistoiese, vittoriosa 4 volte a fronte di 3 pareggi e 2 vittorie del Delfino, una in Coppa e l'unica in campionato in Serie B, il 12 novembre 95 firmata Di Gianatale con Franco Oddo in panchina. Del novembre 2000 l'ultima vittoria
arancione con gol partita dell'ex Lambertini, una pistoiese guidata da Beppi Pillone che aveva in campo Andrea Barzagli, Ciccio Baiano e Mino Bizzarri. Chiusa la parentesi a Marco Orda, la stretta attualità racconta di un Pescara che recupera Memushai, che ha superato l'influenza. Arginata l'emergenza a centrocampo, De Rizio è squalificato e per la sua seconda gara Luciano Zauri si affiderà a Pontisso in regia, affiancato da Pompetti e Diambò. Tutti con qualche acciacco, ma bisognerà stringere i denti. Out anche Zappella, in difesa toccherà Cancellotti e all'ex Frascatore sulle laterali, Drudi è in grosso al centro, conferma per il trio davanti Dursi e Clemenza ai lati di un altro ex Ferrari. 37 presenze e 13 gol in arancione nella stagione 17-18. Sarà a disposizione in panchina il baby delle Monache, in arrivo da Coverciano dove si trova per il raduno della Under 17 del selezionatore Bernardo Corradi. Nella pistoiese assenza pesante sarà quella del centravanti Vano, squalificato. Fari puntati su Miloš Bocic, di proprietà del Pescara e che proprio a fine gennaio è stato ceduto in prestito ai toscani, e ora l'attaccante più in forma e principale minaccia per il Delfino. Al suo fianco uno tra l'abruzzese Di Massimo e l'extramano Pinzauti. Per il resto si va verso la conferma del 3-5-2 con cui il tecnico Alessandrini ha battuto il Modena e sfiorato il colpo a Gubbio. Col figlio e fratello d'arte Portanova a dirigere la difesa, Mezzoni e Martina Quinti, Folprecht e l'esperto Suciu a sostenere la regia di Marcucci. Direzione di gara a Mario Davide Arace di Lugo di Romagna, che non ha precedenti col Pescara. Uno con la Pistoiese, vittoria 1-0 sul Pontedera nel novembre 2020. E domani sera trasferta anche per il Teramo al Del Conero di Ancona contro la formazione di Gianluca Colavitto. Guidi avrà tutti o quasi a disposizione, soprattutto l'attaccante Simone Rosso, uno degli elementi migliori di questa fase finale del campionato, che spiega come la gara di domani sera, a salvezza praticamente acquisita, serva a cullare un sogno chiamato playoff. No, è logico che comunque che eravamo molto contenti, perché ora come ora veniamo da 5 risultati utili di fila, però non ti nascondo che oltre alla felicità c'era anche un po' di amarezza, perché comunque non siamo riusciti a centrare il bottino pieno, perché comunque avendo avuto due partite in casa come Carrarese e Pontedera, il nostro obiettivo era vincere, come lo sarà anche per giovedì sera ad Ancona. Quindi adesso noi affronteremo partita, per in primis togliere tutti i dubbi a questa grafica, perché vogliamo assolutamente togliere i dubbi, e poi per andare a giocare con la spensieratezza di andarci a guadagnare con un sogno, se così si può dire, perché penso che il nostro gruppo, io l'ho vissuto per tutto l'anno e so quando abbiamo vissuto i momenti difficili, e quindi penso che meriterebbe anche qualcosa di grande. Io in cuor mio, essendo tutti i giorni con la squadra e con il gruppo, onestamente non ci credevo per la situazione che stavamo vivendo, perché credo in ogni singolo componente della nostra squadra, e vedendoci allenare, vedendoci giocare, mi chiedevo il perché avessimo questo tipo di classifica. Penso che l'apice è stato la sconfitta in casa contro l'Aquila Montevarchi, dove comunque era un crucevia della stagione, perché era proprio uno scontro diretto, e avendo perso quella partita per noi è stato un bello schiaffo in faccia. Però la storia di questa squadra è la storia che ci ha contraddistinto per tutto l'anno, e che quando noi prendiamo un grande schiaffo in faccia abbiamo gli attributi di andare a vincere a Fermo, per andare assolutamente scontato. Se si guarda tutto l'anno, la Fermana in casa penso che abbia perso un paio di partite, anche le big del girone sono andate lì e hanno fatto fatica. Noi siamo andati lì e abbiamo vinto una partita che per noi era questione di vita o di morte. Fossero stati chiari fin dall'inizio i motivi, magari ora come ora si parlava di una classifica diversa. Io penso che sbagliando si impara, che da alcuni errori che tutti noi abbiamo fatto, io in primis, si può solo che migliorare ed imparare. Avendo preso tanti schiaffi, penso che una volta, avendo visto sempre la nostra amarezza e che delusione, ci siamo davvero guardati e abbiamo capito che non meritavamo questo, e abbiamo capito l'importanza di ogni pallone, perché qualora le cose fossero andate in maniera anche diversa, era,
una delusione troppo grande per tutti. E dopo 2 anni di stop per la pandemia, a Giulianova torna il Memorial della Penna, dedicato ai ragazzi nati tra il 2009 e il 2016. La manifestazione, che va dal 15 al 18 aprile, vedrà giovani calciatori di squadre importanti affrontarsi in Abruzzo in nome di una figura storica del calcio giuliese. Jacopo Forcella. Giulio Torre ritorna dopo la parentesi Covid che ha coinvolto un po' tutti, il Memorial della Penna, 8ª edizione, dedicato ai ragazzi dal 2009 in giù, un evento importante per la città di Giulianova, anche per il calcio regionale. Sì, per fortuna torniamo dopo 2 anni, come dicevi tu, purtroppo di stop forzato per il discorso Covid. Siamo all'8ª, saremmo stati alla 10ª, siamo all'8ª edizione. Da quest'anno novità importanti sono che partecipano diverse squadre professionistiche tipo Ascoli Pescara, Bologna, Sampdoria, Parma, Avellino. Insomma, abbiamo cercato di alzare un po' il livello tecnico del torneo, anche se comunque parliamo sempre di ragazzini piccoli. Come dire, la cosa più importante è che si divertano. Assolutamente, anche perché veniamo da un periodo recentissimo in cui anche le disavventure della nostra nazionale ci hanno portato a ragionare sul futuro del calcio italiano, partendo proprio dalla base. Come sta la base? La base, almeno vedendo i risultati della nazionale, come dici tu, non sta benissimo. Sarebbe il caso di rifondare tutto da sotto, però non è un'operazione semplice, è un'operazione che secondo il mio piccolo e modestissimo parere ha bisogno di anni di programmazione e di lavoro. Senti, tornando al Memorial della Penna, innanzitutto spieghiamo il perché è intitolato a Della Penna questo Memory. Beh, io penso che Emilio Della Penna per Giulianova sia la storia del calcio giuliese, no? Perché ha giocato, poi ha allenato a livello di settore giovanile nel nostro, diciamo, piccolo palmarès giuliese di 10 scudetti vinti a livello nazionale, lui ne ha 25 come mister, e poi è stato il primo a creare la scuola calcio da cui sono passati tanti e tanti ragazzi dal 1983. Abbiamo, come ho detto, da quest'anno aperto, invitato queste squadre importanti tipo, ecco, la Sampdoria, il Bologna, il Parma, oltre a quelle, l'Avellino, oltre a quelle locali che ci hanno sempre sostenuto, tipo il Pescara e l'Ascoli, appunto per cercare un confronto, per cercare di far confrontare i nostri ragazzini, anche quelli che in questo momento sono nelle società dilettanti, con realtà diverse che possono essere da stimolo per andare avanti. I luoghi dove si giocherà? I luoghi Giulianova ed Alba Adriatica. Dico Giulianova Alba Adriatica su tutti i campi, perché per fortuna siamo quasi a 150 squadre, quindi si giocherà in tanti impianti sportivi nelle due cittadine. Centro comunque del torneo sarà Giulianova. Volevo ringraziare anche, colgo l'occasione per ringraziare Giampaolo Morsa, con cui collaboro dal 2019, dalla scorsa edizione, perché senza la sua organizzazione, che lui è presidente della Sporting Tour, certo da soli non ce l'avremmo fatta ad organizzare tutto questo. In chiusura vi ricordo che questa sera alle ore 21 sulla nostra emittente potrete seguire la trasmissione dedicata al volley Palla Volè, condotta da Sergio Zappalorto, e le due edizioni del TG torneranno alle 19 e alle 23. Vi ricordo anche che i contenuti dei nostri telegiornali sono consultabili sulla pagina YouTube di TV6 e all'indirizzo www.tv6.it. Grazie per averci seguito e una buona giornata. Thank you.